Allora, l'orario lo consente. Vi propongo di andare al cinema. C'è ancora qualche sedia libera, per cui chi sta in fondo in piedi può accomodarsi. Sto dicendo veramente, gratis, non, cioè, al cinema si paga, però questa sera si può entrare gratis. Oh, sedetevi! Bisogna essere un po' più brusca. Ci sono delle sedie là, quindi dicevo, vi propongo di andare al cinema per vedere un film che solo per qualche giorno è stato nelle sale cinematografiche, non ha avuto un grande successo di pubblico, però è stato notato e recensito dalla critica. È un film francese, quindi insomma non il massimo del coinvolgimento e del trasporto. Si intitola 17 ragazze e ha le caratteristiche tipiche della cinematografia francese: è lento, in certi casi le immagini sono fisse, ma è ispirato ad una storia realmente accaduta, non in Francia ma nel Massachusetts nel 2008, e poi nella trasposizione cinematografica è stato ambientato in una brutta città del nord della Francia, nella Bretagna. Il contesto è la classe di un liceo. La protagonista Camille ha 17 anni, resta incinta e decide di tenere il figlio. Lo fa non per ragioni religiose, non per convinzioni profonde, non perché glielo chiede il ragazzo, che come tutti i maschi in questa storia, ma temo non soltanto in questa storia, ha un ruolo molto marginale. Lei è una ragazza disinibita, si spinella, durante la gravidanza continua a farsi anche di birra, non soltanto di canna, prende la macchina di nascosto dalla madre e si lancia in fughe. Perché una così decide di tenere il figlio? Per sfida. Per sfida verso la madre, che vuole farla abortire, che non ha altra idea in testa. Per sfida verso gli insegnanti, che cercano di isolarla, quasi avesse non un bambino, ma un virus contagioso. Forse per sfida nei confronti di se stessa, per capire fino in fondo che cosa fosse capace di fare. Camilla è legata a un gruppo di 4-5 amiche, come accade soprattutto negli anni del liceo, e vogliono isolarla perché c'è il virus, e lei diffonde il virus e nel giro di pochi giorni convince queste 4-5 amiche, che a loro volta ne hanno delle altre, a restare incinte anche loro, tant'è che organizzano una festa in spiaggia dove avviene insomma il seguito della storia. Nel giro di poche settimane, in un'unica classe di liceo, 16 ragazze si trovano ad essere incinte. Dice: ma perché si chiama 17 ragazze? Perché una 17esima ci prova e non ci riesce, allora finge, si mette un po' di stracci e finge la gravidanza. Il film non ha nessuna pretesa di carattere morale o moralistico, descrive un fatto realmente accaduto, perché è andato sulle prime pagine dei giornali degli Stati Uniti in quel periodo. Cioè, un caso, sapete, poi noi parliamo male dei nostri giornali, e ne abbiamo qualche ragione, ma i giornali di altre nazioni curano la cronaca molto di più di quanto non avviene da noi. Quindi dicevo, non ha nessuna pretesa moralistica, descrive un fatto realmente accaduto, si inserisce in un filone che questi temi li ha trattati, penso per tutti a Juno, penso a October Baby, ma non è prodotto dal Movimento per la Vita. Il cinema è arte, e l'arte da sempre descrive il sentire di un'epoca, è lo strumento per cogliere le caratteristiche di un'epoca. E qual è il sentire dell'epoca che viene fuori da questo film? A me personalmente hanno colpito tre aspetti. Il primo: 40 anni fa
non la singola drammatica vicenda abortiva, ma la rivendicazione teorizzata del diritto, tra virgolette, all'aborto, costituiva uno dei gesti di ribellione più significativi. Era una sorta di rivendicazione della padronanza del proprio corpo. Oggi la ribellione viene fatta coincidere non nel rifiuto, ma nell'accoglienza del figlio. Secondo elemento, nel film quelli della mia generazione fanno una figura veramente patetica. Per i genitori, come dicevo prima, non c'è altra strada se non quella dell'aborto. Gli insegnanti si esercitano in elucubrazioni sociologistiche e questo mentre la realtà va avanti. Le pance aumentano e i bimbi crescono, parafrasando una vecchia canzone. Tra gli adulti il dato comune è l'impreparazione di fronte a questo singolare desiderio di maternità. Per gli adulti è un imprevisto e poiché è imprevisto sarebbe meglio se non ci fosse stato. Terzo aspetto che, ripeto, a me personalmente ha colpito. Vi è un momento, ed è la scena più bella di un film che, come vi dicevo, tutto sommato è noioso, anche se ne raccomando la visione. Dicevo, vi è un momento in cui le ragazze capiscono che non è un gioco, anche se all'inizio l'avevano presa come un gioco, come una sfida. E questo momento, sono scene molto veloci, molto rapide, quando una per una vanno dal ginecologo, si sottopongono all'ecografia e si accorgono che è vero. Quella che sta nella pancia, che fa le capriole, che si succhia il dito, che tira i calci, non è una cosa, è la realtà contro cui vai a sbattere. Allora, non ho sbagliato un convegno. Dobbiamo parlare dei discorsi di Benedetto XVI. E ringrazio per l'invito Mario De Donatis, ringrazio tutti voi, saluto il sindaco, saluto tutti gli amici presenti e vorrei salutare in modo tutto particolare Monsignor Leuzzi, che ringrazio per l'opera di continua assistenza, non soltanto spirituale ma anche di magistero che svolge fra l'altro nei confronti dei parlamentari. Dicevo, non ho sbagliato, credo, convegno, perché principi non negoziabili può apparire un'affermazione astratta, generica. Principi non negoziabili è quel coso che dentro la pancia si stropiccia gli occhi e di cui senti il battito del cuore, che fa i negozi per stabilire se è un essere umano. Oh, già parlarne non sarebbe male, eh? Nella mia, è stata ricordata ormai lunga, quasi da rottamazione, esperienza di politico, c'è una serata che non scorderò mai. Si era nell'epoca del referendum sulla legge sulla fecondazione artificiale. Ero stato invitato ad una trasmissione primo piano che in quel periodo era in prima serata, non intorno a mezzanotte come adesso, ed era condotta da Bianca Berlinguer. E la mia gentile interlocutrice, anch'io sono costernato perché stasera non c'è il sindaco di Migliano, la mia gentile interlocutrice era l'attuale senatrice Emma Bonino. Io ho avuto una sventatezza, quella all'inizio del confronto di dire, poi siamo andati in virtù di questo, di questa scenetta sui blog, su blog per circa un anno. Ho avuto la sventatezza di dire, scusi, per evitare che tra 10 minuti, cioè quando la trasmissione si avvia verso la fine, ci diciamo che stiamo parlando di cose diverse usando gli stessi termini, chiariamoci sui termini. Per lei quando inizia la vita? È bastato dire, fare questa domanda perché la senatrice Bonino prendesse la sua borsetta, si alzasse e se andasse allo studio, inseguita dalla
signora Berlinguer, e questa storia è durata almeno 3-4 volte, perché la Berlinguer mi diceva lei sta provocando, io dicevo vabbè, smetto con le provocazioni, allora mi risponde alla domanda, poi si alzava e se ne andava da capo. Cioè, di fronte alla realtà spesso c'è la difficoltà anche a riconoscerla prima che porsi il problema di quali sono le conseguenze, fra l'altro normative, ma di riconoscerla, di rispondere semplicemente a una domanda. Benedetto XVI, andando a Reichstag, quindi in una sede, cioè i discorsi del Papa sono tutti importanti, anche quando riceve il calciatore del Milan, e magistero pontificio, quello che dice, però se il Papa in forma solenne, quindi non in un'udienza privata che poi comunque ha la sua recensione sullo Stato romano, ma va nel Parlamento della Repubblica Federale di Germania e fa un discorso che ha per oggetto la politica, è sempre il Papa, ma il peso di questo magistero è un peso ancora più significativo. Ha fatto un discorso veramente eccezionale per l'ampiezza, per l'articolazione, per l'equilibrio, per la consonanza sui problemi del momento che viviamo e sulle risposte da dare a questi problemi. Come spesso accade nei suoi interventi magisteriali, Benedetto XVI parte dalla Sacra Scrittura, anche in questo caso per far capire che non è una raccolta di storielle mitologiche, ma è che è qualcosa di realmente accaduto e che ci può ancora dire parecchio, e parte dal re Salomone, re, quindi massima autorità politica dell'epoca, e ricorda ciò che è all'inizio del regno di Salomone, cioè questo singolare dialogo tra il giovane re e Dio, durante il quale il Signore gli chiede quale dono avesse desiderato, e se l'avesse chiesto ai parlamentari, vabbè, poi scriviamo un altro libro però di natura diversa rispetto a questo, Salomone dà una risposta che il Papa, su cui il Papa concentra la prima parte del suo discorso, è riportata nel primo libro dei Re: concedi al tuo servo un cuore docile perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. In una parola, Salomone chiede come dono al Signore per regnare il dono della sapienza. Un cuore docile, che significa riuscire ad ascoltare, saper rendere giustizia e soprattutto saper distinguere il bene dal male. E dice Benedetto XVI, questo è un concetto che ritorna in tutto il magistero ecclesiale, ma in modo pontificio, ma in modo particolare in quello di questo pontefice, penso a un altro discorso importantissimo tenuto sempre in Germania qualche anno prima e fonte, ahimè, di tanti equivoci e di tante distorsioni da parte di media che non sono abituati a leggere il sottotitolo, spesso si fermano al titolo o alla frase incompleta, il discorso di Regensburg tenuto nel 2006. Dicevo, Giovanni Paolo Benedetto XVI ricorda che, a differenza di altre confessioni religiose, qui non lo cita, Regensburg lo dice qual è la confessione religiosa con cui è possibile fare un confronto, cioè l'Islam. Qui non è la fede che dice che cosa bisogna fare in concreto sul terreno politico, ma lo dice la capacità di distinguere il bene dal male, cioè la retta ragione, cioè quella ragione che è abituata a scandagliare, a scoprire, a scavare la realtà
per trarre dalla realtà le sue leggi e i modi di comportarsi in concreto. Da questo punto di vista la differenza tra la prospettiva cristiana e la prospettiva coranica è veramente radicale. Nel senso, nella prospettiva cristiana, al centro dell'agire c'è un dono di Dio, che è la ragione, ma che va esercitata al massimo da parte dell'uomo, riconoscendo poi a un certo punto i propri limiti, ma va esercitata, non è che sta scritto nel libro e quindi va applicato alla lettera senza alcuna possibilità di ragionamento. E il diritto, spiega il Papa, è proprio ciò che la ragione ricava dalla realtà e che costituisce normazione per la realtà stessa. Ora, quando si richiamano elementi di realtà per l'agire, anche per l'agire politico, ci si imbatte in una serie di luoghi comuni. Ci vengono rivolti, perlomeno chi si muove in quest'ottica, dei veri e propri capi d'accusa in quanto sostenitori del diritto naturale. Diciamo che è un discreto elenco di imputazioni. Siete dei confessionali, reato numero uno. Avete la pretesa totalitaria di elaborare regole a tavolino e di imporle agli altri, e questo si mette in relazione anche con l'esatta nozione di dialogo. Avete nostalgia dello stato etico, ponete a rischio la libertà dell'individuo e così via. Nel mondo occidentale una robusta corrente di pensiero considera non chiaramente riconoscibile la legge naturale come modellata sulla persona. Questa corrente di pensiero ha come fondamento esclusivo o comunque dominante la libertà, in particolare la libertà individuale, che secondo tale orientamento dovrebbe essere limitata soltanto dalla libertà degli altri. Nella misura in cui rispetta questo limite, la libertà sarebbe giusta. E diceva, ma io come stabilisco il modo di esercizio di questa libertà? Viene espressa nel migliore dei modi dalla maggioranza. Spesso non è così, spesso è la legge del più forte, non è la legge che ha i più voti, è la legge del più forte. Oggi, per esempio, è cronaca proprio dei giornali di oggi, dei TG di ieri sera, spesso la legge del più forte è quella che viene pronunciata dai giudici. Esiste una legge, quella sulla fecondazione artificiale, che alcuni giudici disapplicano nella esperienza quotidiana, come è accaduto ieri da parte del Tribunale di Cagliari. È vero che i principi della legge naturale non sono percepiti da tutti con chiarezza, ma questa incertezza non è da attribuire ai principi, non è da attribuire a quei contenuti che sono contenuti oggettivi, è da attribuire alla difficoltà che ciascuno di noi ha, non solo e non tanto nel comprenderli senza errori, ma nel capire qual è la loro applicazione ai problemi della vita quotidiana. E qui c'è da fare uno sforzo non da poco, perché i principi in sé sono elementari. Che cosa significa non uccidere, non dire il falso, non rubare, onore il padre e la madre e così via? Chi può dire che siano principi oscuri? Il problema è capire in concreto come applichiamo il non uccidere al caso di Eluana Englaro. C'è un po' da ragionare, no? È uno dei tanti esempi che si può. Come applichiamo il principio non rubare, che vale anche per le istituzioni, ad un carico fiscale che ha superato determinate soglie, e così via. O come applichiamo il non dire falsa testimonianza alle questioni che riguardano il segreto di Stato? I principi sono quelli, poi l'incertezza operativa dipende spesso dai nostri limiti. L'imputazione, su questa vorrei soffermarmi in modo particolare, secondo cui porsi sulla scia del magistero pontificio e quindi
a ricordare l'importanza del diritto naturale renderebbe alfieri dello stato etico. Io credo che non vadano confusi due principi, o meglio due concetti. Non confondiamo lo stato etico, che è una cosa, che ha un significato filosofico, storico, con lo Stato che riconosce l'esistenza dell'etica, che è un'altra cosa. Stare per dire è l'opposto del primo. Lo Stato conforme al diritto naturale non è uno Stato etico, perché è uno Stato che riconosce perlomeno due ordini di limiti. Uno di carattere superiore, costituito dalla legge naturale. Uno di carattere inferiore, diciamo così, costituito dal rispetto dei diritti delle persone, delle comunità e così via. Allora, è stato etico quello Stato che, fondandosi sulla manipolazione della legge, sull'interpretazione arbitraria della legge, ha preteso di togliere la vita non ad una persona che si trovava in una condizione terminale, ma ad una grave disabile. Facevo riferimento prima al caso di Eluana Englaro. È stato etico quello che considera se stesso e le sue leggi fonte di eticità e non riconosce l'esistenza di un diritto naturale che né il legislatore e neanche il giudice possono violare. Se vale il principio, lo dice la Cassazione, e quindi è eticamente ineccepibile, vuol dire che un potere dello Stato e lo Stato nel suo insieme diventano fonte dell'etica. Al contrario, si schiera contro lo Stato etico chi ha sostenuto che non si poteva togliere la vita ad una persona solo perché è gravemente disabile, non perché lo dicevano i vescovi o Avvenire, ma perché così facendo si violava un principio che viene prima dello Stato, il principio per cui, anche se lo dice la Cassazione, però togliere la vita a una persona resta immorale. E potrei continuare, ma cerco di concludere. Vi è un passaggio bellissimo tra i tanti di questo straordinario discorso al Parlamento tedesco di Benedetto XVI, quello in cui lui paragona un ordinamento giuridico in cui non c'è posto per il diritto naturale e l'ultima parola la dice il diritto positivo, cioè il diritto dello Stato, ad un palazzo senza porte e senza finestre. È possibile vivere in un palazzo senza porte e senza finestre, ma credo che se c'è un medico in sala, penso sia una questione di buon senso prima ancora della medicina, lo sconsiglierebbe fortemente. Anzi, Benedetto XVI dice: aprite le finestre, fate entrare aria pura, fate entrare la luce del sole, perché l'aria, la luce danno vita e consentono alla vita di crescere sana. Allora, il ritorno ad una sana prospettiva di diritto naturale serve certamente a vivere meglio, a far entrare aria sana e luce, serve, grazie alla sua dimensione che non è confessionale ma è antropologica, a trovare una base comune di confronto e, se possibile, anche di dialogo con chi parte da prospettive che non sono confessionali, perché si tratta di una legge iscritta nella natura dell'uomo, che si può constatare oggettivamente, che non è rivelata dal libro ma la si può toccare con mano, così come con mano quelle ragazze con gli occhi vedevano chi era, non che cos'era, ciò che avevano nella pancia. Questo vale in modo particolare in momenti di crisi. In momenti di crisi noi siamo indotti, stavo per dire costretti, a guardare le cose per il loro senso effettivo, per il loro senso autentico, a porle in discussione per come sono state declinate fino a questo momento. E comunque, ed è l'ultima cosa che voglio dire, ed è quello a cui costantemente
esortano i pontefici, il magistrato della Chiesa nel suo insieme, ed esortano anche i politici, ad avere chiara la relazione tra scopi e mezzi. Fino a qualche anno fa, dicevo, in genere quando parlavo di queste cose parlavo della relazione tra fini e mezzi, ma preferisco usare la parola scopi, evitiamo i equivoci. Che è poi il compito della politica. In un momento in cui sembra che la tecnica debba dominare su tutto, la corretta relazione tra scopi e mezzi serve a far capire che la politica non è finita e ha ancora qualcosa da dire. Anche in questo caso faccio un esempio e chiudo. Penso che voi conosciate, abbiate letto gli scritti, abbiate sentito parlare di quello che è stato il più grande genetista del secolo scorso, Jérôme Lejeune. Le sue ricerche hanno fatto tantissimo bene, soprattutto sul DNA. E Lejeune era solito fare un esempio che rende questo concetto al meglio. 60 anni fa, negli Stati Uniti esisteva un medico, il dottor Kirsch, che di professione faceva aborti, aveva una clinica per aborti. Questo medico aveva come scopo quello di fare quanti più aborti possibile, perché più ne faceva più guadagnava. E cercava un mezzo perché questa moltiplicazione, diciamo, non riproduttiva ma produttiva dal suo punto di vista, fosse la più efficace possibile. E lo trova. Scopre che un elemento chimico, l'aminopterina, poteva fare al suo caso. Che cos'è l'aminopterina? È un elemento chimico che inibisce il metabolismo dell'acido folico. Questo interviene soprattutto all'inizio della gravidanza e impedisce, diciamo, la moltiplicazione delle cellule dopo la fecondazione. Kirsch pensava che questo metodo fosse infallibile, in realtà, intervenendo la minopterina sullo sviluppo del sistema nervoso, in certi casi, diciamo, non ha funzionato come omicida, e sono nati dei bambini deformati, spina bifida e così. 30 anni dopo, due medici di differente impostazione, che perseguivano altri scopi, Smitzel e Lorenz, scoprono che l'acido folico somministrato alla madre, ovviamente in dosi differenti e adeguate, può permettere, durante la gravidanza, di curare anticipatamente le malattie del sistema nervoso centrale e quindi di impedire la nascita, cioè non di impedire la nascita, di fare in modo che alla nascita bambini che sarebbero venuti al mondo gravemente malformati invece nascano senza queste malformazioni. Che cosa cambia? Cambia aver presente lo scopo, cioè fare una scelta politica. In un caso la scelta politica era quella di morte, nel secondo caso la scelta politica era quella della salute e della vita. Se la seconda fosse stata adottata 30 anni prima, ci sarebbero state decine di migliaia di esseri malformati, oltre che di bambini non nati, in meno, perché la direzione di marcia era stata quella. È un discorso che non vale 60 anni fa o 30 anni fa, vale anche per la diagnosi prenatale. Se lo scopo è di curare quelle anomalie mentre c'è la gravidanza, l'obiettivo è la vita. Se lo scopo, come hanno sanzionato ieri i giudici del Tribunale di Cagliari, è quello di permettere l'aborto a prescindere come misura precauzionale, la scelta è di tipo diverso. Allora, politica vuol dire riappropriazione della chiarezza degli scopi e degli obiettivi e rendere funzionare la tecnica a tutto questo. Se questa è la politica, dal Magistero dei Pontefici, in modo particolare di Benedetto XVI, in modo particolare
dal discorso Eberstadt viene tanto di positivo che attende di essere pienamente attuato. Vi ringrazio.